9. Come prima. Scuola del Cerchio Firenze 77. 21 febbraio 1968. Attraverso Roberto Setti. A cura di Vubi. Dali. Un caro saluto e una benedizione a tutti voi, o figli, che questa sera vi siete riuniti per iniziare il nuovo ciclo di riunioni. Avete atteso questo ritorno delle voci e a udirle nel piano fisico v'è qualche assente e qualche nuovo venuto, ma per noi figli nessuno rappresenta una creatura perduta né una creatura trovata, giacché chi ha lasciato il piano fisico è con noi come prima e chi non molto sovente o per la prima volta qua interviene lo abbiamo conosciuto da sempre e da sempre sapevamo che un giorno avrebbe udito la nostra voce sul piano fisico attraverso a questo strumento. Vi parlerò del nostro insegnamento, di quello che può apparire a chi vi ascolta di rado, a chi vi ascolta per la prima volta, a quelli anche che sempre ci ascoltano e vi ascoltano, ma che non intendono il valore degli argomenti che trattiamo e trattate. A tutti questi il vostro dire e il nostro dire può sembrare fare dell'accademia, discutere sul sesso degli angeli o su quanti spiriti possono entrare nella cruna di un ago. Può sembrare una ricerca di sofismi che si perda del tempo, ma voi e coloro che così pensano guardino a questi insegnamenti anche se non credono che essi siano la verità, giacché dire questo e dire troppo, ma credendo che siano una filosofia. E anche credendo che questi insegnamenti siano una filosofia, si sappia che nessuna filosofia dell'uomo pensata, fatta conoscere ai suoi simili e intuita, è capace come questa, che voi apprendete brano su brano, di rendere un'idea così completa ed esauriente dell'assoluto, della realtà, del tutto. E allora, figli, con questa premessa e con questa considerazione, voi che pensate che qua si faccia dell'accademia, perdonerete i sofismi di chi interviene in queste discussioni e la pochezza del linguaggio di noi che cerchiamo di illustrarvi questa filosofia. Con questa premessa e con questa considerazione, ogni sofisma, ogni accademia, ogni discussione oziosa che sia, è tollerata e assurge a valori che debbono essere tenuti in debita considerazione, anche da chi di questi argomenti non ama interessarsi e non riesce a coglierne l'importanza. Continua.